Nella giornata in cui ricordiamo la trasfigurazione non potevo non approfittare di una piccola parentesi di sole per venire a raccontare insieme a voi le meraviglie di Dio, venire qui in mezzo alla montagna, alle mie montagne, per provare a immaginare quello che è successo. È bellissimo il fatto che durante il cammino di Quaresima, in teoria un cammino penitenziale, anzi in pratica un cammino penitenziale, ma un cammino di vivificazione, non di mortificazione, la liturgia con molto coraggio ci porti sul Tabor, questa piccola collina in Galilea, ancora oggi uno spettacolo salirvi, dove Gesù si ritira con alcuni dei suoi e finalmente vedono come egli è veramente. È un momento straordinario, un momento di incontro, un momento unico, come se la liturgia volesse dirci: se noi siamo qui a fare questa Quaresima, questi 40 giorni in cui tornare all'essenziale, questi 40 giorni in cui chiederci che uomini e che donne vogliamo essere, così come Gesù si è chiesto quale Messia voleva diventare, siamo qui, ma l'obiettivo non è quello di rinvigorire un cristianesimo triste, mortificato, anacquato, dolorante, dolente come a volte si vede, ma al contrario, per attingere alla bellezza di Dio, per entrare nella bellezza di Dio, per riscoprire la bellezza di Dio. E Dio solo sa di quanto bisogno abbiamo di questa bellezza. Se saliamo sul Tabor è per ricordarci che la fede cristiana è un percorso verso la bellezza. Dalla bellezza scaturisce la bellezza di sapersi amati, la bellezza di incontrare il volto di Dio, e la bellezza sfocia, arriva, fissando lo sguardo di questo Maestro che riconosciamo per quello che è veramente, dicendo anche noi come Pietro: Rabbi, è bello per noi restare qui, facciamo tre tende, siamo qui, siamo qui. Siamo qui ancora una volta a salire sul Tabor, in questa Quaresima che è senz'altro una Quaresima straordinaria per tutti noi, perché capita in un momento delicato della vita della Chiesa, perché capita all'interno di un evento che tutti noi stiamo vivendo con sconcerto ma con grande determinazione, il fatto che la Quaresima che vedrà la rinuncia, che vede la rinuncia di Papa Benedetto, che ammette con immensa umiltà che l'uomo, Josef Ratzinger, non è più in grado di assolvere al compito di Pietro e cede il palio ad un altro che sarà eletto durante un conclave proprio in questa Quaresima. Senz'altro non possiamo fare a meno di ricordare tutto questo, perché questo quest'anno feconda, innerva questa Quaresima che capita in uno dei momenti più importanti, più di svolta, ma anche, usiamo pure la parola perché l'ha usata Papa Benedetto, più di crisi del nostro mondo occidentale e anche della Chiesa. Crisi di significato, chi di voi mi segue sa benissimo quanto sono rimasto legato ai social network e ad altro in queste settimane, cercando di incoraggiare, sono rimasto quasi impressionato, grato e come dire intimorito dalle tante persone che mi hanno chiesto aiuto, che hanno visto questo gesto quasi come una catastrofe, ma non è così, anzi col passare dei giorni e delle settimane questo gesto rivela la sua inaudita profezia, come se uno volesse resettare, come se uno volesse dire: un momento, fermiamoci. Papa Benedetto rafforza il papato facendo questo gesto perché non lo lega a quello che lui è, ma lo lega al bene della Chiesa in questo momento davvero così delicato. Rimettiamo tutto al centro, rimettiamo tutto in un ordine di importanza, e questo ordine di importanza è e resta la bellezza di Dio. Se facciamo Quaresima, se siamo in percorso per salire sul Tabor, se siamo qui a sforbiciare, se siamo qui a stare un po' zitti, se siamo qui
a fare ordine dentro di noi. Sono stato anche un po' duro in questi giorni, chiedo scusa, ma sapete, sono stato molto preso. A volte ho anche un po' reagito dicendo, ma insomma diventiamo cattolici finalmente. Non è possibile ragionare rispetto a queste cose come si ragiona rispetto ad altre cose dignitose, come la politica, anche se quest'anno abbiamo assistito, dal mio punto di vista, alla peggiore campagna elettorale della storia della Repubblica, si è veramente sconfortati. Ma non è questa la logica mondana in cui entriamo dentro il mistero di Dio. Benedetto è tutto di Cristo e Cristo è di Dio. E proprio perché ha questo compito così importante sente il bisogno di affidarlo a qualcuno che abbia le forze fisiche, materiali, psicologiche di affrontare, non di un ottuagenario che riconosce ormai il suo limite. Ecco, secondo me questo è la straordinarietà della Chiesa. Maestro, è bello per noi restare qui, allora voglio quest'anno sottolineare due aspetti. Il primo, che è insito nel Vangelo che abbiamo appena letto, ed è Luca che coglie delle sfumature che altrimenti non avremmo potuto cogliere. La prima sfumatura l'avete sentita anche voi, è il fatto che tutto questo avviene in un contesto di preghiera. Gesù sta pregando e sempre nel Vangelo di Luca, che è il Vangelo della preghiera, le cose fondamentali avvengono in un contesto di silenzio e di meditazione. Dobbiamo ridare importanza al silenzio e alla meditazione, dobbiamo ridare importanza a un cristianesimo che è esperienza spirituale, poi ha un volto sociale, un volto culturale, un volto politico, ha un volto attivo, poi ce l'ha, ma prima è l'esperienza di Cristo in Dio, prima è questo cuore a cuore di cui non dobbiamo mai in alcun modo perdere il punto di riferimento. Guardate, in queste settimane ho, anche perché è il mio lavoro, ho girato anche molto su internet, ho letto molto, sono rimasto, lo devo dire, sconfortato, umanamente parlando, dal livello di rissosità, di impietosità, di giudizio approssimativo, di ignoranza che ho visto anche nel trattare questa vicenda. È un mondo, almeno il nostro occidentale, veramente impoverito. Ritorniamo alla preghiera, Gesù che prega. Solo nella preghiera possiamo contemplare il vero volto di Dio. Solo nella preghiera possiamo uscire dalla logica mondana ed entrare nella logica altra che la logica di Dio. E poi c'è questa cosa curiosa. Tutti riferiscono, lo sapete, di questa apparizione di Elia e di Mosè con cui Gesù parla. È un po' come se prima Marco, poi Matteo, adesso Luca volessero dirci, ecco, Gesù compie le profezie, è la legge e i profeti, Mosè ed Elia sono tutta la prima esperienza di Israele. Ma Luca solo ci dice di cosa sta parlando. Luca solo ci sta dicendo che stanno parlando della sua dipartita. È come se, forzo un po' la parola, chiedo scusa ai biblisti e ai teologi seri, è come se Gesù in quel momento scoprisse fino a che punto dovrà andare avanti. Sta parlando della sua dipartita, come se Gesù capisse che deve andare fino a lì per poter manifestare il volto di Dio, fino a quella croce che non ha amato e non ha voluto, ma ha accolto per amore, che è un'altra cosa. Ecco, forse riflettevo proprio in questi giorni. Solo nella gioia possiamo accogliere la logica della sofferenza. Solo in un orizzonte più ampio possiamo capire che c'è altro oltre quello che stiamo vivendo. La prima reazione che ho avuto nell'immediato della notizia delle dimissioni del ruolo di Papa da parte del nostro Papa è stato un po' di sconcerto, ma poi di commozione di appartenere a una Chiesa così. Di bellezza, di grandezza. E fra i tantissimi messaggi che ho ricevuto in quelle ore, un caro prete che saluto mi ha scritto, stava per essere intervistato, dice, ma cosa mi suggerisci, cosa dico? E io gli ho scritto solo un messaggio in cui gli ho scritto gioia, gioia di appartenere a questa Chiesa, gioia e fiducia. Gesù nella trasfigurazione può parlare della sua passione. Gesù nella trasfigurazione, nella bellezza di essere intimo con Dio Padre, insieme ai profeti e ai santi,
è in grado di dare una chiave di interpretazione alla sofferenza che lo attende, ed è esattamente quello che io voglio condividere con voi. Allora, ovviamente avevo già preparato la riflessione al Vangelo prima che accadesse tutto questo, e troverete qualche distonia rispetto a quello che ho scritto, ma oggi ho l'invito alla bellezza, una bellezza che ritroviamo nelle cose belle. Allora mi veniva da dire, ho scritto, ma recuperiamo le cose belle, la bellezza del silenzio, la bellezza della musica, la bellezza di stare con le persone che amiamo. Sono brutte le nostre periferie, brutta la nostra vita, brutti i nostri ritmi, brutto il nostro modo di parlare di chiesa. Recuperiamo la bellezza. E allora oggi vorrei concludere dicendo che bello avere Pietro. Che bello avere Pietro, che bello avere un uomo come Benedetto che, consapevole di essere Pietro e di non avere più la forza di reggere il timone, dice: un altro venga, perché la Chiesa, il Vangelo è troppo bella per essere appesantita. Ho scritto, e mi permetto con un po' di polemica, qualcuno come ha detto: ma Giovanni Paolo ha preso la croce. Benedetto non rinuncia alla croce, non vuole metterla sulle nostre spalle, che è un'altra cosa. Allora che bello avere un Pietro così. Che bello essere Chiesa. In questa Quaresima gioiamo e preghiamo e chiediamo conversione per noi e per tutti. Che il Papa che esce sia veramente non frutto di piccoli progetti politico-clericali, curiali, cardinalizi, ma sia veramente l'uomo della profezia di cui in questo momento la Chiesa ha bisogno e a cui il grande Papa Benedetto cede il testimone. Che bello essere Chiesa. Che bella essere di Dio. Buona domenica.